Voce 24 News. Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per la manovra 2024 da 24 miliardi, la Meloni lo ha annunciato durante la conferenza stampa. Una finanziaria seria e realistica. Si parte con 100 euro in più al mese per 14 milioni di italiani, decontribuzioni per le madri con più figli. 3 miliardi alla sanità, pensioni, si parla di una quota 104. Canone Rai scende da 90 a 70 euro. Un CDM di poco più di un'ora per approvare la manovra 2024. La manovra vale complessivamente poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. Le poche risorse di cui disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha più bisogno, quindi continuiamo il lavoro sulle pensioni più basse, ha rimarcato la Premier. Nei prossimi giorni la Voce del Meridione analizzerà le varie voci della manovra a partire dalla sanità. Campania News. Torre del Greco, Napoli. Un volo nel vuoto di circa 6 metri che non ha lasciato scampo, al 44enne Romualdo Tancredi, dipendente del comune di Torre del Greco. È successo ieri mattina, caduto dal secondo piano di Palazzo La Salle, dove lavorava come addetto al servizio economato. Figlio del sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, lo ha trovato un dipendente dello stesso ente, agonizzante ai piedi delle scale antincendio del palazzo comunale, immediati i soccorsi del 118 e l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco che l'hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Portato in sala operatoria per un intervento d'urgenza ma è morto durante l'intervento. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia. Sulle cause della caduta indagano i carabinieri. La redazione della Voce del Meridione si unisce al dolore che ha colpito la famiglia del sindaco Tancredi e l'intera comunità di Tortorella. Vibonati, Salerno. Ottavo posto assoluto nella categoria SSP. Terzo International, riservato alle persone provenienti da stati al di fuori dell'America e secondo italiano in gara. Il giovane Luca Broed, 27enne di Villamare, porta a casa dal campionato del mondo dell'International Defensive Pistol Association, svoltosi a Talladega in Alabama, dal 12 al 14 ottobre. La gara del giovane cilentano, uno dei master più giovani d'Italia nel tiro dinamico difensivo, ha messo in mostra le sue abilità e il suo innato talento ed entrando così nella top 10 mondiale, un risultato a cui nessun italiano era arrivato prima. Il campionato del mondo ha visto la presenza di oltre 400 tiratori e tra loro Luca Broed non ha sfigurato, conducendo una gara eccellente che gli è valsa l'ottavo posto assoluto nella SSP. Sicignano degli Alburni, Salerno. Una mostra di abiti e merletti d'epoca verrà inaugurata alle ore 17:30 del 18 ottobre e resterà aperta fino a domenica, 22 ottobre. I locali della biblioteca comunale ospiteranno una mostra di arredi, di oggetti, di abiti e di merletti d'epoca, frutto delle capacità creative degli anziani custodi delle antiche tecniche dell'artigianato. Per l'occasione saranno esposti i lavori di falegnami, ricamatrici e sarte che hanno lasciato, alla comunità, un patrimonio di bellezze dal valore inestimabile, frutto del lavoro delle loro abili mani e della loro creatività e fantasia, hanno confermato dalla casa comunale. Grande soddisfazione del sindaco Giacomo Orco. Francoforte sul Meno, Germania. L'artista cilentano originario di Rocca Gloriosa, Antonio Balbi, sarà presente con il suo catalogo Polifemo in der Werk der Groben Meister, giovedì 19 ottobre dalle ore 17 alle ore 17:45, alla Fiera del Libro di Francoforte che si tiene dal 18 al 22 ottobre 2023. Antonio Balbi, classe 1964, esponente dell'astrattismo espressionista e concretista, originario di Rocca Gloriosa, che vive a Francoforte sul Meno, da quasi 30 anni. È pittore e fondatore della corrente che ha chiamato Balbismo. La sua passione è anche la poesia. La Voce del Meridione.
Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube. Resta sempre informato.